giornata perfetta sarà. Usciamo insieme ad esplorare. Quante macchine girano già. Facciamo un gioco, ci va. Dove andare non lo so, ma io ti seguirò. Quando resti insieme a me, sono felice perché noi corriamo, in bici andiamo, divertimento assicurato. Ma se inciampiamo, scivoliamo, ho un pericolo è in agguato. Corri qui, ci raggiungi, forza dai e ci insegni. Sei con noi, tu sei Robocar Poli. Tu sei qui, sempre accanto, ci proteggi in un lampo. Insieme a noi, sempre sarai la sicurezza stradale. Impariamo con te, con Poli. Come attraversare la strada. Kevin! Kevin, siamo in ritardo! Sbrigati! Ciao, Doug! Ho costruito questo per Jenny con le mie mani! A lei non piacerà per niente! Ah, sì? Allora fammi vedere il tuo regalo! Certo! Io le ho regalato ciò che ogni ragazza vorrebbe avere! Fammi vedere! Lo voglio anch'io! Non è che... Oh no! Questo è il regalo di compleanno di Jenny! Ma dai! Jenny apprezzerebbe il coleottero meno di me! Scommetto che le piace di più del tuo dinosauro! Dici sul serio? Certo! Perché non andiamo a chiedere a Jenny quale regalo le piace di più? D'accordo! Le faccio vedere prima il mio! Ehi! Aspettami! Aspettami, Doug! Fate largo, ragazzi! Spostatevi, per favore! È arrivato Cooper! Che giornata piena! Ho tantissime consegne da fare! Spostati, amico! Non ho mica tutto il giorno! Questo è un tuo problema! Che cosa? Puoi, per favore, accelerare? Oh, certamente! Impara a guidare! Questa volta ci è mancato poco. Cooper, sei finito sulle strisce pedonali. Oh, Poli. E se qualcuno avesse attraversato di corsa? Scusa, è colpa mia. Ogni volta che ti avvicini a un attraversamento, rallenta. D'accordo, Cooper? Certamente, Poli. Semaforo verde, ci vediamo, Poli. Cooper! Non sono sicuro che abbia imparato la lezione. Togliti di mezzo! Smettila di spingermi! Dall'altro lato della strada c'è la casa di Jenny! Oh! Ehi, perché ti sei fermato così all'improvviso? Per aspettare il semaforo. Ti sei fermato perché io stavo correndo più veloce. Come dici? Io ero molto più avanti di te. Sì, ma io stavo per superarti. Ah, sì? D'accordo, vediamo chi di noi è più veloce. Va bene, ma non sarai certo tu. Quel posti mi fa sempre fare ritardo sulla tabella di marcia. Eccolo lì! Questa volta non mi fermerà! Può diventare molto pericoloso. Semaforo verde! Via! Poli! Cooper, avresti dovuto rallentare. Ragazzi, voi state bene? Kevin, Doug, non dovete mai correre per attraversare la strada, anche se il semaforo è verde. Ma Poli, pensavo si potesse attraversare con il verde. Sì, anch'io.
Quando è verde potete passare, ma non significa che sia sicuro attraversare correndo. Alcune auto potrebbero non fare caso al semaforo e non riuscire a fermarsi in tempo. Allora cosa dovremmo fare quando attraversiamo la strada, Polly? Vorrei poter volare, ma non sono capace. Lo so. Dovete ricordarvi 3 semplici mosse e potrete attraversare la strada in modo semplice e sicuro. 3 mosse? Prima mossa. Fermatevi sempre sul marciapiede prima di attraversare la strada e aspettate che scatti il verde. Anche se il semaforo è verde, fermatevi e guardate prima di attraversare. Seconda mossa. Assicuratevi che le auto si siano fermate prima di attraversare. Cercate il contatto visivo con i conducenti e mentre attraversate, controllate che le auto siano ferme. Terza mossa. Tenete sempre sotto controllo le auto mentre attraversate. Continuate a guardare per essere sicuri di vedere le auto e che i conducenti vi abbiano visto. D'accordo! È semplice, vero ragazzi? Sì! E ricordate, l'importante non è attraversare di corsa, ma attraversare in sicurezza. D'accordo? Abbiamo capito, Polly! Buon compleanno, Jenny! Grazie, ragazzi! Jenny, ho un regalo di compleanno per te! Qual è il più bello? Il mio dinosauro è il più bello, vero? Un coleottero vero è molto più bello! È un pareggio! Che cosa vuoi dire, Jenny? Li odio entrambi!